Presidente, allora ci siamo, sta per partire la Fiera della Casa, emozionata, entusiasta, che cosa prova in questo momento? Beh, emozionata perché è la mia prima fiera, la prima fiera di Mostra Oltremare che inauguro io, quindi veramente non vedo l'ora di tagliare quel nastro e dare inizio a una festa importante per tutta la città. E in più ci sono spettacoli, espositori che hanno lavorato veramente in modo appassionato per allestire i loro spazi, quindi invito tutti a venire a vivere questo spazio e a partecipare a tutti gli eventi, anche quelli che ci sono la sera. Tra l'altro ogni sera ci sarà uno spettacolo, stasera si inizia con Gigi Finizio e la Mostra d'Oltremare ha deciso di fare la Fiera della Casa veramente in grande. Sì, assolutamente, perché come dire, la città di Napoli ha una festa importante, la 58esima edizione, quindi era anche giusto impegnarsi affinché ritornasse ad essere la fiera che è sempre stata, avendo anche però attenzione a quelle che sono state le richieste da parte delle giovani generazioni. Sindaco De Magistris, la Fiera della Casa è un grande appuntamento per Napoli e per i napoletani. Assolutamente sì, fa parte della storia della città, della Mostra Oltremare e quest'anno nell'ambito del rilancio la mostra cerca di fare in un momento difficile sempre di più, con gli stand all'aperto, nell'ambito di tantissime anche iniziative che fanno vivere questa struttura, con l'apertura con le Isole delle Passioni, il Villaggio dello Sport e tante altre cose. È un modo importante per rilanciare le tradizioni commerciali della nostra città e non solo della nostra città. Consigliere Oliviero, ci siamo, parte la Fiera della Casa 2015, un grande appuntamento, tantissime aspettative, la folla già che è pressa, com'è la situazione? La situazione è bella stasera perché c'è tanta gente, come dicevi tu, c'è una grossa aspettativa, c'è il rilancio di Fiera della Casa che quest'anno vuole essere tradizione unita all'innovazione. Noi parleremo di tanti temi, il 25 e il 26 avremo dei convegni sulla green economy, sul mondo delle donne del fare impresa, avremo il 25 sera la presentazione del grande progetto. Napoli è una delle prime città d'Italia che utilizza i fondi europei e presenteremo il grande progetto di Napoli, l'apertura dei cantieri, quindi la possibilità di spendere questo investimento di 50 milioni di euro che ridarà alla città tutte quelle parti di Mostra Oltremare che oggi sono recluse. La Fiera della Casa è un po' patrimonio dei napoletani, no? Tanti napoletani sono cresciuti nella Fiera della Casa, hanno tanti ricordi, la Mostra Oltremare ha fatto anche un video a Marcord, rappresenta un po' un momento delle emozioni dei napoletani. È un video che ci ha sorpreso perché anche i giovani conoscono Fiera della Casa, noi eravamo convinti, noi un po' più anziani per dire così, che era una cosa nostra. In realtà Fiera della Casa è la festa di Napoli, tant'è che Fiera della Casa è sinonimo di Mostra Oltremare, cioè le due cose sono indissolubili, ecco perché va rilanciato, ecco perché i napoletani si devono riappropriare di questo spazio.